piccola domanda, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, azzurri nel canale, un altro video insieme. Come avete visto, Nila ha portato fortuna in questa prima partita tra Udinese e Juventus. Molti di voi tra l'altro avevano anche indovinato il risultato finale, quindi devo fare i complimenti a chi ha beccato lo 0-3 secco come risultato, perché non era facile, ma ho visto una Juve bella spumeggiante, brillante, a tratti addirittura straripante, che faccio anche un po' di rima, perché comunque meritava addirittura forse qualche gol in più, devo essere onesto. E ci sono stati alcuni episodi controversi che poi sono stati risolti dalla Moviola e l'arbitro comunque ha preso un voto, diciamo, sufficiente anche lui. E quindi diciamo che il primo tempo è stato veramente ben giocato, poi nel secondo tempo, se uno vuole essere obiettivo, eccetera, andare nel fondo della questione, comunque la Juventus si è schiacciata dietro, Vlahovic non ha ricevuto palloni, quindi diciamo che la falsa riga è la stessa, però la Juve è stata molto cinica, quindi ha convertito in gol praticamente su 4 palle gol dirette alla porta, 3 ne ha messe dentro, quindi bisogna dire che quello che avevo chiesto poi indirettamente tramite i miei video si è verificato, cioè una Juve che è più propensione offensiva, crea più o meno le stesse occasioni da gol che creava l'anno scorso, con la differenza che adesso è più cinica, cioè riesce a buttare dentro i palloni. E ripeto, questa cosa non è che dura sempre, cioè non è che tutte le partite succede la stessa cosa, che 4 tiri in porta ne metti dentro 3, però diciamo che se tu aumenti un pochettino le occasioni da rete, cioè tirando proprio in porta, a 8, faccio per dire, 2 gol li puoi fare, ok? Sto facendo una proporzione anche per capire in realtà fin dove si può spingere questa Juventus, che secondo me ha dato dei segnali veramente ottimi anche da parte di Chiesa, che è il top, che metto veramente sul piedistallo di ieri, che si riprende la sua Juve e che non deve essere sovraccaricato di lavoro, perché non voglio che abbia una ricaduta. E tra i flop ci metto Brenner. Ok, se devo scegliere proprio un giocatore che secondo me in tutta la partita è stato insufficiente. Poi ci sono alcuni sei forzati, li vedremo insieme nelle pagelle, tra cui anche Danilo e Sandro. Però ecco, diciamo che in linea di massima era difficile dare delle insufficienze ieri, perché visto il risultato e visto anche il dominio della Juventus, c'è stato qualche rischio. Szczęsny ha preso un ottimo voto, e vedrete 7 io gli ho dato, e perché ha fatto delle parate soprattutto risolutive nel secondo tempo. Nel primo tempo inoperoso, perché abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, ma nel secondo tempo ci ha salvato diverse volte. Poi tra l'altro abbiamo rischiato anche su quel rigore che poi non c'era su Toven. In ogni caso, comunque, devo dire ottima Juventus, le statistiche parlano chiaro, mi sembra 19 tiri in porta, tiri totali e 4 in porta, possesso palla superiore noi 52-48. E i passaggi effettuati 476 a 430 dell'Udinese, efficacia nei passaggi qualcosina ancora troppo bassa per una squadra come la Juventus, 82 contro 88 dell'Udinese. E poi per il resto sono comunque statistiche che non interessano molto, cioè i falli fatti, anche se l'aggressività di una squadra si misura anche dai falli, chiaramente guardando anche quante ammonizioni si sono prese, in modo tale per capire se i tackle sono puliti e fatti come Dio comanda. Quindi questo è un po' il riassunto. Parto con i saluti prima e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi Giancarlo e tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, Szczęsny, come vi dicevo, primo voto esaltante, 7. Il primo tempo è stato praticamente inoperoso, come vi dicevo, nel secondo tempo compie diversi interventi a difesa della sua porta, a pura riprova che in difesa non c'è stata una buona schermatura, quindi qualche giocatore non ha fatto, diciamo, il suo dovere in maniera eccelsa, quindi diciamo che nella difesa a 3 si sono, diciamo, evidenziati gli unici forse insufficienti. Danilo, come vi stavo dicendo, un 6 politico se vogliamo. Diciamo che gli ingranaggi sono ancora da oliare, ma il capitano c'è, e anche nel momento di difficoltà nel secondo tempo regge la baracca. Ovviamente eravamo già in vantaggio di tanti gol, però anche da queste piccolezze, anche in una partita dove non è al meglio, dove comunque non ha fatto una prova straordinaria, altrimenti gli avrei dato 6,5 o 7, è riuscito comunque a incidere. Ecco, Bremer, per esempio, gli ho dato 5,5, non è ancora al top della forma e ogni tanto si perde gli attaccanti dell'Udinese. Quindi dovrebbe essere una cosa fisica, non sono errori concettuali o di incapacità di inserirsi nei meccanismi degli ingranaggi, ma semplicemente
un calo fisico, cioè quindi bisogna un attimo potenziarlo a livello atletico, perché non si può dare che non riesca a stare dietro ad alcuni attaccanti dell'Udinese, che comunque sì, sono comunque bravini, Beto, Toven, eccetera, però non sono fenomeni. Quindi quando avremo davanti giocatori di un certo spessore, più alto quello dell'Udinese, poi potrebbe avere più difficoltà. Ecco, Sandro ha il merito di procurare rigore che porta al raddoppio di Vlahovic, dietro fa il suo. Però ecco, a parte quel, diciamo, episodio lì, non ha fatto il suo compitino, non è che ha fatto una partitona eccelsa, però ecco, ha difeso con ordine. Diciamo che quando ho visto la formazione sono rimasto un attimo di stucco. Poi vabbè, la Lega è stato premiato perché la Juve ha fatto una gran partita, però non mi aspettavo che all'ultimo decidesse per Alessandro. È anche vero che era una presenza simbolica, come vi dicevo anche nel video della sera, cioè quella di avere una presenza ufficiale con maglia bianconera per almeno 9 stagioni di fila. Primato appunto condiviso adesso con Toloi e con Calabria, Toloi dell'Atalanta e Calabria del Milan. Quindi insomma era importante a livello proprio simbolico. Evidentemente anche questo grande traguardo, questo record, che poi si va ad aggiungere alle 300 presenze, gli ha dato quella verve in più. Ecco, Weah leggermente meno rispetto a quello che ci aspettavamo e nelle uscite precedenti, un 6 gli ho dato, qualche buona sgasata al debutto ufficiale in Serie A. Comunque si è fatta sentire forse anche la pressione dei 3 punti e del primo veramente impegno ufficiale con la Juventus, quindi ci può anche stare avere un attimo di abbagliamento. Comunque la squadra con lui in campo da titolare ha fatto 3 gol nel primo tempo, quindi anche qui diciamo che in alcuni casi sono stato un po' severo, ma perché volevo essere obiettivo andando al di là del tifo bianconero, chiaramente. Ecco, dal 46esimo poi è entrato, proprio perché Weah non ha fatto una partitona, McKennie, a cui do 6,5. Devo essere onesto, ha fatto bene, meglio di altri giocatori. Dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo arriva sul fondo e mette dentro un pallone molto invitante. Nel finale, protagonista di una giocata ottima in difesa, impatto molto positivo. Come sapete, non è un giocatore dalla grande fantasia, dal grande estro, che ti può fare la giocata, ma è un giocatore di quantità e di aiuto e supporto per la squadra. Va a recuperare palloni, va a aiutare in difesa a fare densità sotto palla, e a volte, come avete visto, fa questi scatti per mettere palle sul fondo, oppure si fa trovare in mezzo all'area pronto per un colpo di testa o un batti e ribatti. È un giocatore che, ripeto, a volte può fare la differenza quando subentra, soprattutto quando subentra. Quando parte dall'inizio si perde un po', perché all'inizio magari le squadre sono pienamente nei loro poteri, quindi hanno, diciamo, fisicità e durata e resistenza. Nel secondo tempo c'è un piccolo calo e quindi lui riesce in qualche modo a sfruttare gli spazi e a sfruttare le sue caratteristiche. A Miretti do 6,5, ok? Quindi perché al di là del fatto che non mi entusiasmi come giocatore, ma e neanche a voi, e non lo vedrei come titolare nella Juventus, però ieri si è comprato bene, quindi 6,5, molto pimpante e dentro al gioco per tutto il primo tempo. Poi viene sostituito da Fagioli, contento che gli sia stato dato un gettone di presenza, come avevo chiesto anche nel video pre-partita, perché comunque eravamo già in vantaggio 3-0, era giusto secondo me farlo giocare, perché Fagioli dovrà essere un titolare. Fagioli 6 non è al meglio della condizione, rientra in una partita ufficiale dall'infortunio alla clavicola, però fa il suo, diciamo, amministra e sta bene in campo, quindi non posso dargli più di 6, ma sicuramente non becca l'insufficienza. Ecco, anche Locatelli non posso andare oltre di 6, nonostante comunque, ripeto, la squadra ha fatto un 3-0 secco nel primo tempo e lui era già in campo, titolare, gestisce bene il possesso palla e la manovra della squadra, facendosi notare in positivo anche in fase difensiva. E su questo devo dire, voglio fare un piccolo appunto inciso, sta migliorando molto, perché come avete notato, al di là del fatto che è bravissimo come mezzala, avete visto anche con Mancini quando fece bene all'Europeo, ad inserirsi in avanti, lui sarebbe fortissimo come mezzala di inserimento. Quando difende, spesse volte rimane molto basso nel sottopalla e tende a non riuscire a risalire quando la squadra avversaria attacca. Cioè, lui magari si schiaccia sotto per creare densità e rubare palloni, quando deve rialzarsi, perché l'Udinese o qualsiasi altra squadra fa il giro palla fuori dall'area, fa fatica a rincorrere e a pressare, perché è una cosa secondo me anche fisica e forse anche di concetto. Non è un giocatore che difende, che è bravo a difendere, ma sta migliorando. Per quello che gli voglio dare questo 6, anche se non è stato tra i migliori in campo. Rabiot 6, non è ancora il Rabiot che ha fatto appunto scintille nel 2022-23, andando in doppia cifra con il livello di gol e anche facendo gli assist,
ma si merita la sufficienza, trovandosi al posto giusto, al momento giusto, per segnare il gol dello 0-3. Ricordiamolo, l'ha fatto al terzo minuto di recupero, 45+3, quindi diciamo che su questo ha meritato la sufficienza, però non è ancora il Rabiot che tutti ci aspettiamo. Ricordiamoci che praticamente Allegri lo ha fatto esordire nella stagione contro l'Atalanta, ma prima lui non aveva fatto granché, non era stato neanche in tournée, quindi gli si può dare tempo per migliorare. Ecco, invece Cambiaso è stato uno dei migliori, perché gli do un bel 6,5, sforna un assist per Rabiot, va al tiro, corre sulla fascia in mezzo al campo fino al naturale calo del secondo tempo, chiaramente, e poi Kostic è avvisato, perché diciamo che non è sicuro di essere titolare. Occhio, perché questo Cambiaso qui, che ha veramente tante frecce a suo arco, non soltanto la spinta, il dribbling sulla fascia sinistra, ma riesce a venire a giocare in centro al campo con i compagni e soprattutto va al tiro. È un giocatore pericolosissimo che merita in questo momento la titolarità, quindi Allegri ci ha visto giusto. E Kostic, quindi ripeto, non dico che andrà via, però le voci sul mercato insieme a Sandro e gli altri ragazzi sono vere. Dal 70esimo entra Yilin Junior, che merita un 6, non posso dargli di più, però serve l'assist a Vlahovic per il poker. Ma è un fuorigioco, purtroppo è stato annullato giustamente il gol, e quando parte si vede che ha un qualcosa in più. È un giocatore che non va assolutamente messo in nessuno scambio e dato via, perché poi ci mangiamo le mani se non mettiamo un controriscatto, mettiamo un prestito con obbligo o un diritto di riscatto, e quella squadra lì ha i soldi per riscattarlo, poi ci mangiamo le mani. Questo è un giocatore che deve, secondo me, fare le fortune della nostra Juventus, lo dico veramente apertamente mentre dico le pagelle, perché è giusto che sappiate la mia opinione. Su Chiesa non ho nulla da dire, migliore in campo, 7, gli do un bel 7 come Szczęsny, è il migliore in campo, sblocca la partita al primo pallone toccato con un destro delizioso, propizia con un tacco l'assist del terzo gol di Rabiot, ha una gamba diversa, come diceva Allegri alla vigilia, e si vede già, quindi veramente bravi anche quelli dello staff a aspettarlo, allenarlo per bene, fare in modo che ritornasse a lustro e senza rischiare di mettergli pressione addosso. E soprattutto avete visto Chiesa, quando gioca nel suo ruolo madre e non viene sballottato troppo, perché comunque un po' sballottato lo è, in altri ruoli può diventare decisivo e determinante per questa Juventus, e l'arma in più per poter puntare allo scudetto. Ricordiamolo che questa Juventus, e non parlo solo perché abbiamo vinto 3-0, ma in base alle potenzialità che ha, può puntare allo scudetto. Fermo restando che ci sono tante altre squadre, e l'abbiamo visto nella prima partita, che possono ovviamente ambire a questo trofeo. Milik, gli devo dare solo un 6, entra bene e dà una mano importante alla squadra nel gestire i minuti finali della partita. Avevo detto che sarebbe stato un'arma in più per entrare nel secondo tempo, chiaramente non ha fatto gol, non ha fatto assist, però è un giocatore che ti può dare una mano perché è molto tecnico, e quindi nei momenti di difficoltà della partita o quando devi portare la partita in ghiaccio, come qui in questo caso, è utilissimo, perché prende fallo, rallenta il gioco, fa salire la squadra, ha tante caratteristiche che sono utili alla causa. Vlahovic, meritatissimo, un 6,5 glielo devo dare, pronti via e serve l'assist a Chiesa del vantaggio, poi trasforma il rigore del raddoppio, freddo, finalmente non lo sbaglia, e la condizione non è ancora ottimale, si vede che ha ancora qualche acciacco dovuto alla pubalgia, però già è evidente che il lavoro che hanno fatto a Baviera per lui è servito a qualcosa, sembra già un altro giocatore rispetto a gran parte della passata stagione. Auguriamoci, preghiamo il Padre Eterno che non gli succeda niente e che continui a migliorare a vista d'occhio, perché come vi ho detto è un giocatore che se sta bene è meglio di Lukaku, e infatti per quello che Juventus sta sondando comunque il terreno per Berardi e Lukaku, ma per prenderli eventualmente soltanto con delle proposte, per esempio Berardi dilazionato con un costo di cartellino minore a 30, 20, 15, ma non 30, e Lukaku prestito con obbligo, finito lì, perché noi dobbiamo prima salvaguardare il nostro bilancio e prendere giocatori sì utili, ma pagandoli per il giusto peso che hanno, come avete detto giustamente voi nei commenti. Ecco, dall'85esimo poi è entrato il Diz, purtroppo non posso dargli il voto, ma contento che ha esordito in Serie A quest'anno, appunto ufficialmente con la Juventus, e non ha fatto diciamo nulla di che per poter meritarsi un voto. Poi chiudiamo con Allegri, un 6,5, ottimo primo tempo della Juve, molto aggressiva e propositiva anche nel gioco, e quindi qui merito suo, ma merito anche di Magnanelli, che ha inserito questo protocollo dell'aggressività, del pressing alto, che prima non c'era. E ricordiamolo che tutti questi fraseggi, colpi di tacco e varianti sul tema che abbiamo visto che prima non c'erano, e ricordiamoci questa sicurezza, questo giocare a memoria non c'era, ecco, è venuto anche dall'importo di Magnanelli, ok?
Nel secondo tempo la squadra è calata e ha lasciato diverse occasioni all'Udinese, facendo riemergere alcune ombre del passato. Quindi su questo bisogna migliorare. Non vado oltre perché non è che posso dire che abbiamo fatto male o è solo un fuoco di paglia. Assolutamente no. Devo dire la verità, cioè che nei secondi tempi bisogna trovare un modo per rimanere dentro la partita, continuare ad attaccare, nonostante chiaramente gli altri devono recuperare e vogliono, diciamo, limare la differenza e sottigliare la differenza dei gol subiti. Quindi sicuramente questa è l'unica cosa che possiamo dire, niente di che, ecco. Poi sul discorso che riguarda l'arbitro, tutto per chiudere il discorso, Rapuano è stato promosso, c'era un rigore giusto per la Juve. Io a una di voi, a Melania, che saluto, ho detto che secondo me, facendo l'obiettivo distaccatissimo dalla Juventus, facendo finta di non essere tifoso, a me è sembrato che potesse essere dubbio, non che non c'era, che potesse essere dubbio, ma dopo è stato guardato bene alla moviola e a quanto pare da tutti gli esperti è stato detto che è stato giusto darlo. Invece su Tobin non c'è proprio, quindi diciamo che è buona anche la prova dell'arbitro, che comunque ha preso un 6 perché è stato molto deciso e vicino anche all'azione, non è stato titubante, quindi non ha avuto, diciamo, bisogno del supporto del VAR, perché poco e niente, ecco. Poi diciamo che alcune testate gli hanno dato 6,5, però diciamo che in media, siccome ha beccato la sufficienza piena, perché non era una partita, diciamo, complicatissima, non c'erano episodi controversi di una ammonizione, espulsione, altri diciamo rigori non dati o dati, ci sono stati due episodi fondamentalmente, il resto era tutto abbastanza di ordinaria amministrazione. Quindi devo dire che, chiudendo il discorso legato alle pagelle, Chiesa è sicuramente l'uomo immagine di questa Juventus di ieri. Alcuni addirittura, come tutto sport, gli ha dato 8, alcuni soprattutto 7, direi che secondo me è il voto giusto, perché non è poi esagerato dare 8, perché comunque dopo è calato, insomma dopo non è che ha fatto di tutto, quindi sicuramente è un voto che ha meritato e vogliamo vedere questo Chiesa titolare, augurandoci che lui faccia sempre così, in modo tale da mettere in difficoltà Allegri nelle scelte. Però questo Chiesa qua, messo sotto punta nel 3-5-2, è veramente determinante, è un pericolo costante per le altre difese, quindi veramente chapeau, auguriamoci che col Bologna questa Juve ricominci a fare veramente la Juventus. Non si è visto Pogba, quindi per me Allegri l'ha voluto tenere in precauzione giù, perché era una pazzia farlo giocare in un 3-0 nel primo tempo, e ovviamente col Bologna sarà un altro banco di prova, perché è una squadra in forma, in palla, però giochiamo allo Stadium, potrà essere un esordio, spero, veramente bello, positivo e gioioso, in cui dobbiamo, secondo me, fare la voce grossa, non dico vincere 3-0 tutte le partite, però sicuramente cominciare forte come abbiamo fatto con l'Udinese, e veramente potremo toglierci grosse soddisfazioni. Occhio al discorso infortuni, occhio a non mettere i giocatori fuori ruolo, è importantissimo quest'anno centellinare i giocatori di punta e fare in modo che non diventino discontinui e non si infortunino. Quest'anno è importantissimo perché non ci sono più alibi, non abbiamo le coppe, abbiamo una rosa molto molto competitiva. Abbiamo comunque sfoltito gli esuberi, non è arrivato nessuno, ma comunque anche l'anno scorso, se il Napoli non avesse fatto tutti quei punti, avremmo lottato per lo scudetto, siamo arrivati comunque terzi a 2 punti dalla seconda, che era la Lazio. Quindi questa Juventus può solo andare su. E ripeto, e ha detto benissimo Coboli Gigli, ma anche altri esperti che hanno parlato, questa Juventus deve, al dovere, ha l'obbligo di puntare allo scudetto. Poi è chiaro che per scaramanzia si può anche dire ridendo, giochiamo a marzo per il quarto posto, poi vediamo dove siamo, però lo puoi dire una volta, ma alla seconda, alla terza bisogna cominciare a mentalizzarsi e comportarsi da Juve, non solo in campo con i giocatori, in conferenza stampa, i dirigenti quando parlano, mi riferisco a Giuntoli, a Manna, a Scanavino, a Elkan, a Ferrero, cominciare a creare una dimensione Juve, DNA Juve, gloriosa come è stata la sua società e come lo deve continuare ad essere. Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Wall 11, qua sotto in descrizione, e contattatemi via Facebook anche per cercarmi e aggiungermi l'amicizia come Stivello Magno. Scrivetemi in privato in chat e vi farò avere anche lì la mia presenza come opinionista e soprattutto le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube, perché a volte facendo più video al giorno non vi arrivano. Un salutone e un abbraccio a tutti quanti, forza Juve, sempre comunque fino alla fine. Oh, ieri è stata veramente una goduria vedere la squadra.